Io personalmente mi sono rivolto ad Aurora come centro di formazione e questo mi ha permesso di avere anche nuove conoscenze sul mio lavoro che prima non avevo ovviamente, e adesso grazie a questo corso che abbiamo frequentato mi si è ampliato un po' il mio lavoro per via delle conoscenze infatti. Si richiede un minimo di 4 persone più il gestore dell'impresa funebre, quindi saranno 4 necrofori più una persona che è praticamente il titolare, quindi l'addetto alla gestione dell'impresa. Mi sto occupando di verificare un po' l'attività formativa dei corsi, la verifica anche sull'andamento delle interrogazioni che riguardano la preparazione degli allevi, e in particolare anche verifichiamo un po' quelle che sono le strutture, ma soprattutto i materiali che vengono forniti agli allievi, affinché il corso si svolga nella massima sicurezza e tranquillità sia per l'ente che anche per gli allievi. Quindi effettuiamo una verifica molto profonda proprio per accertarsi un po' dell'efficienza di quelli che sono tutti questi enti di formazione professionale, in particolare per questi corsi che sono un po' la prima volta che riguardano per l'appunto il settore funerario, che è molto importante perché occorre anche qui molta professionalità e anche molta conoscenza nella materia in oggetto. Io ho avuto la fortuna di essere uno dei docenti, quindi questo mi ha permesso di relazionarmi con tutti i colleghi della Sicilia e in automatico ci siamo messi a disposizione per quanto riguarda questa nuova legge che è stata applicata, una legge che da tanto tempo attendevamo per la disciplina dei servizi funerari siciliani. Adesso con le nuove norme tutte le imprese di pompe funebri abbiamo l'obbligo di assumere sia personale formato e stiamo approfittando dei corsi di formazione che l'Aurora sta facendo, e quasi tutte le agenzie, chi qui e chi altre, perché ce ne sono altre associazioni che stanno facendo praticamente questi corsi, perché il nostro mestiere adesso si sta incominciando ad evolvere. Questi sono dei corsi di formazione praticamente per il rilascio di una certificazione cosiddetta della competenza. Sono dei corsi fatti dall'Assessorato regionale di istruzione e formazione, dove questo è un corso di 60 ore, dove viene rilasciato appunto, come detto antecedentemente, un certificato della competenza ed è rivolto a tutto il personale che è nel settore. Quindi diciamo, da una legge regionale dell'anno scorso c'è l'obbligo che tutto il personale che lavora nelle attività funerarie deve essere fornito di questo certificato, sia come ha detto necroforo, che è un corso appunto di 40 ore, che questo di responsabile dell'attività funeraria è un corso di 60 ore.